mister Basile, una partita che sulla carta si presentava molto molto complicata, si era messa bene però grazie a quei due gol trovati su calcio piazzato da Bacaro. Nella ripresa la stanchezza ha fatto tutta la differenza del mondo. Sì, è chiaro, sapevamo che era una montagna durissima da scalare. Siamo riusciti a tenere la partita in vita fino a pochi minuti dal termine. Non posso che fare un plauso a tutti i ragazzi per l'impegno, per la dedizione, perché rimanere concentrati e giocare praticamente in sei una partita è una cosa veramente da applaudire. Niente, come al solito sono rammaricato perché è una partita così di una senza cattiveria, senza avere questi due giocatori diffidati. Sembra che ogni diffidato subito ammonito e che non ci permette di nuovo di andarsi a giocare a Rieti la partita con un roster di nuovo decimato, perché Bacaro e Meni erano diffidati. L'unico rammarico di questa partita, per il resto noi sapevamo che era durissima, però siamo stati bravi a mantenerci in gara fino alla fine. Vinicius Bacaro, che dire, tanta amarezza per questa sconfitta. Eravate andati due volte in vantaggio grazie a due fantastici gol da parte tua, poi c'è stata la rimonta da parte del Pescara, naturalmente voi avevate due giocatori squalificati, adesso ce ne saranno altri due, tra cui proprio tu nella prossima partita contro il Rieti. Che analisi si può fare dopo questa partita? Sapevamo della difficoltà, per questo motivo eravamo abbastanza corti. Terenzi, cioè, rientrando dalla nazionale con un infortunio al piede, quindi è andato pure lui, ci ha dato una mano in più, ma era un sacrificio che non contavamo su di lui. E nonostante queste difficoltà siamo andati in vantaggio due volte, però purtroppo il Pescara comunque è una grande squadra, sono stati bravi a sfruttare forse le poche occasioni chiare, o forse non era manco chiaro, è stato un grande gol che ha fatto Canal al primo e poi abbiamo sbagliato purtroppo il portiere di movimento e hanno fatto il quarto che ha chiuso la partita. Sì, tanta amarezza non per il risultato finale, ma per come è andata la partita, perché siamo stati, ripeto, due volte in vantaggio e quello ci ha dato una carica immensa e ci credevamo, però purtroppo alla fine è andata male. Fulvio Colini, allenatore del Pescara, una affermazione davvero molto importante qui a Latina. Diciamo che partivate con i favori del pronostico, anche perché Latina aveva due importanti assenze nel primo tempo, due distrazioni difensive, nel secondo una prestazione eccellente da parte della sua squadra. Non sono state due distrazioni, hanno fatto una bellissima movimento su un calcio d'angolo che noi avevamo previsto ma non del tutto, c'è stata una confusione, poca chiarezza per i difensori, ma loro hanno fatto un'ottima cosa. Poi c'è stato un infortunio sulla punizione, sul retropassaggio, abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo, questa è una squadra che ha giocato col cuore, con le motivazioni e con la passione in Latina, noi lo sapevamo e nonostante questo ci siamo fatti un po' sorprendere nei primi minuti, poi abbiamo cercato con tutte le forze la vittoria perché era quella che ci serviva per entrare nelle prime quattro. L'impressione è che la sua squadra ha tutte le carte in regola per poter lottare fino alla fine, non soltanto per andare ai playoff ma anche per poter vincere questo campionato. Non è sempre così, ci sono due squadre, Asti e Acquesapone, che sono più sostanziose, hanno due tribune, hanno un numero superiore di giocatori. Quando ci saranno i trofei in palio queste squadre si faranno rispettare. Noi però siamo sicuramente pronti, perché se ci sarà qualcuno che avrà delle distrazioni, noi vogliamo essere pronti per questo. Siamo con Canal, assoluto protagonista di questa serata, una tripletta, insomma stai attraversando un momento fantastico della tua carriera, anche questa sera insomma hai lasciato il segno, fatto la differenza. Ha fatto la differenza insieme alla squadra che ha giocato fino alla fine, eravamo un gol sopra a pochi minuti dalla fine e quindi dovevamo dare tutti i 40 minuti. Sono stato fortunato, ho fatto una tripletta, ho aiutato la squadra, il più importante è questo, la vittoria alla fine. Il gol che ha cambiato, diciamo, l'inerzia della partita è stato decisamente il gol del 3-2, insomma ce lo racconti? È anche difficile da fare in allenamento, ogni tanto ci provo e non mi viene, sono quelle occasioni che ti capita e se va bene, bene, è andato bene, sono contento, è venuto fuori una bella giocata.
Dobbiamo dire che la tua squadra stasera ha fatto davvero una grande impressione, soprattutto nella parte difensiva. Tu sei d'accordo? È stata questa la chiave, diciamo, giusta di lettura, quella che vi ha consentito di vincere qui a Palabianchini? Stiamo lavorando bene in difesa, sempre meglio. L'ultima partita con l'Asti 0 gol, oggi 2, sempre di palaferma, quindi c'è da correggere un po' lì, però in gioco abbiamo dimostrato di stare lavorando e sta uscendo il vero Pescara, la vera difesa di Collini, che è quello il punto di forza, il punto di partenza, diciamo. Ultima domanda riguarda invece i tuoi impegni con la nazionale. Insomma, due amichevoli sono andate molto bene, dobbiamo dire che sicuramente le prospettive sono incoraggianti da qui nei prossimi anni per quel che riguarda la nazionale italiana. Sono contento per due vittorie con la nazionale, entrambe ho giocato, spero di continuare a far bene col Pescara e di venire chiamato con la nazionale. Una cosa porta all'altra, diciamo, se andiamo bene con la squadra che difendiamo, il CT ci guarda meglio e ci porta magari ancora in futuro in nazionale.